35 anni fa nasceva la Sport Full Time, società che aveva come progetto la crescita del movimento natatorio a Sassari. Due giorni fa il coronamento di un sogno, la conquista della Serie A. Uno degli artefici di questo traguardo racconta ai nostri microfoni quanto è successo. È stato un risultato due giorni fa che ci ha riempito di orgoglio. Abbiamo fatto un lavoro di equipe seguito dal presidente Ilario Ieraci, da tutto il direttivo, da uno staff di professionisti che mi ha aiutato in questa, chiamiamola, piccola impresa sportiva che ci ha portato tra le prime sicuramente 16 società in Italia. Ora aspettiamo la classifica finale. Un risultato veramente storico, perché ci ha visto poi in una manifestazione fare 11 record, tra cui 7 assoluti e 4 di categoria, portare con Andrea, Alessandro Ottanda, Edoardo Bertelli, Gianni Antonello, Antonio Marongio e Taras Zerebeschi a fare questa piccola impresa. Abbiamo detto anche con i ragazzi un punto di partenza, perché comunque noi non vogliamo fermarci qua, vogliamo andare adesso a preparare quelli che sono i campionati italiani, sia di categoria che assoluti, e poi andare lì a fare questo campionato di Serie A e giocarcela con la massima serenità, ma anche con la consapevolezza che, come sempre, venderemo cara la pelle.